Oggi vedremo come esportare delle grafiche oppure dei video con trasparenza in DaVinci Resolve sia su Mac che su Windows e poi vedremo come convertirle in WebM per poterle caricare ad esempio su internet oppure su OBS o software simili. Innanzitutto, perché esportare con trasparenza e non esportare magari con un green screen o un blue screen? Che molti software gestiscono bucandolo automaticamente. Esportare con uno sfondo verde e uno sfondo blu va benissimo, ma in alcuni casi comincia ad essere un pochino problematico. Ad esempio, nel caso in cui ho un elemento di semitrasparenza, cioè un elemento che è un po' trasparente, un po' no, in quel caso la tecnica del blue screen o green screen nei vari programmi non funziona benissimo. Un altro caso in cui questa tecnica del blu e del green screen non funziona bene è se ho lo stesso blu o lo stesso verde del mio blue screen o green screen nella grafica, perché nel caso ho quei colori anche nella grafica, quei colori verranno bucati. Quindi vediamo come esportare in trasparenza con DaVinci Resolve. Nel nostro caso vogliamo esportare questa grafica eliminando tutto il nero che ci sta qui e come puoi vedere ci sono degli elementi di semitrasparenza. Questo elemento è un po' nero, quindi un po' trasparente e un po' colorato. Questa grafica è stata realizzata in una delle live settimanali che facciamo. Se sei interessato alle live, in descrizione ti trovi tutte le informazioni. Quindi, nel nostro caso vogliamo esportare questa grafica, impostiamo un in e un out premendo i all'inizio e O alla fine, e arrivati a questo punto andiamo nella pagina Deliver. Ora, nel caso in cui tu stia utilizzando un Mac, devi selezionare Individual Clips, poi devi selezionare QuickTime, Apple ProRes e Apple ProRes 4444. In quest'altra sezione invece esporta l'alpha con Alpha Mode Pre-Multiplied. Arrivati a questo punto, basta che clicchi su Add to Render Queue, verrà esportato un file chiamato Untitled nella cartella specificata. Clicchiamo sul job di render e poi clicchiamo su Render All. Questo è il modo preferenziale per esportare video e grafiche con trasparenza su Mac, perché è a disposizione Apple ProRes, che è un formato proprietario della Apple, che ovviamente non è disponibile nella maggior parte dei software di Windows. Per esportare per Windows con trasparenza, invece, quello che dobbiamo fare è, sempre con QuickTime, cambiamo il codec e clicchiamo su GoPro Cineform. A questo punto selezioniamo Type RGB 16 bit ed esportiamo l'alfa con Alpha Mode Pre-Multiplied. Ricordati sempre di selezionare Individual Clips. Clicchiamo su Add Render Queue e viene creato quest'altro job che possiamo renderizzare. A questo punto ti ritroverai nella cartella che hai specificato un file sia per Mac che per Windows. Occhio che se riproduci quel file è possibile che ti ritroverai nel player di riproduzione in base al player degli artefatti visivi. Quindi non hai una corrispondenza uno a uno rispetto a quello che hai fatto in DaVinci Resolve, ma quando verrà importato il video di nuovo in un software, quegli artefatti visivi scompariranno. Quindi keep calm. A questo punto, per convertire il file dal formato che hai esportato in WebM, abbiamo bisogno di un software aggiuntivo, che nel mio caso è Shutter Encoder. Shutter Encoder è un programma gratuito che puoi scaricare e per quanto mi riguarda al momento della registrazione è il programma che ho che ha le peggiori traduzioni in assoluto. Quindi vediamo come trasformare il file. Dobbiamo scegliere il nostro file con il tasto sfoglia. Questo aprirà la finestra del nostro sistema operativo, selezioniamo il file che abbiamo esportato e clicchiamo su Open. A questo punto il file viene caricato all'interno del programma. In Scegli funzione andiamo qui e selezioniamo VP9, che non è nient'altro che il codec che viene utilizzato dentro WebM. Infatti viene preselezionata l'estensione WebM. Arrivati a questo punto dobbiamo fare soltanto un'ultimissima cosa. Clicchiamo su Funzionalità avanzate e abilitiamo canale Alpha. Una volta fatto ciò possiamo far partire la conversione cliccando il pulsante che non è per niente intuitivo, che viene chiamato funzione iniziale. Se lo clicchiamo, il file verrà processato e ci ritroveremo ad esempio nella scrivania.
il nostro WebM. Un file video WebM con codec BP9 è particolarmente adatto al momento in cui registro per il browser Chrome oppure browser che si basano su Chrome. Il vantaggio di VP9 WebM è che può avere un livello alfa, quindi un livello con la trasparenza, quindi hai parti in opacità e parti in trasparenza. Arrivati a questo punto bisogna caricare semplicemente questo elemento su Streamlabs, su OBS, qualsiasi software, e hai questo video della grafica con la trasparenza. E questo è come si esporta un video con la trasparenza in DaVinci Resolve e come lo si converte in VP9 WebM. Se hai dubbi, domande oppure proposte di episodi che vorresti vedere su questo canale, lasciami un commento qui sotto. Altrimenti, fine lavorazione.